che manchi poco per la salita verso Valcava, perché mi sono lasciata alle spalle un po' di paeselli e questo verde qualcosa mi sta trasmettendo. Colle di Sogno è già poetico. Speriamo in paesaggi divini. No, non parlo del vino, parlo di emozionanti, di rigeneranti, di piacevoli, di fantasmagorici. Sempre più su. Qua cosa abbiamo? The Castle. Colle di Sogno. Andiamo a vedere dov'è il sogno. Questa strada mi sta riattivando. Mi ero demoralizzata prima. Madonna, quasi mi demoralizzo un'altra volta. Forever. Andiamo. Calma, tranquillità, mi stavo troppo emozionando e invece bisogna stare sempre tranquilli, attivi mentalmente, prudenza. C'è un divieto. Madonna, come andiamo in alto e dove stiamo andando? Cioè là ci hanno fatto le case. Vi condivido un pensiero che mi è stato detto da una persona che non è italiana. Bene, una cosa che mi ha fatto notare, che noi diamo sicuramente per scontato, dato che essendo nati qui e avendo visto poi magari poco del resto del mondo, una cosa che l'ha sorpreso è stata il fatto che noi italiani abbiamo costruito case in qualsiasi anfratto. Cioè quando tu stai guidando per una strada così arroccata come questa, tutto ad un tratto, boom, paese. Che dici, ma come fa a esistere un paese qua in alto? Eppure c'è, tipo là, tac, come è possibile, no? E invece noi l'abbiamo fatto. Chissà dove andiamo di qua. Dove? Tornante con vista potrebbe essere qualcosa di bello, dato che non viene nessuno. Tornante con vista, quella. Sì. Queste cavolate che mi invento sempre quando non si dovrebbe. Seguiamo verso la Valcava. Yip. Ui. Ok. Con tutti i posti bellissimi che ci sono. Io proprio in questo luogo discutibilissimo e pericoloso. Fare eventuali manovre. Ok, la, andiamo anche sul guardrail, eviterei, eh. Ok, arriva qualcuno? No, via, voilà, ecco, c'era qua tutto lo spazio che volevo.
Madonna. Continuiamo, perché ne abbiamo ancora per un po'. E poi dobbiamo anche scendere dall'altro lato. Per quanto la strada sia la stessa, ognuno vive il viaggio in mondo in un modo diverso. Io vado a momenti mi godo il paesaggio e sono una gran cicciarona, sono una gran chiacchierona. A momenti mi annoio a morte, a momenti sono imbranata, a momenti mi sento super brava. È solo una sensazione, non è la verità. Dico, del sentirmi brava. A volte quando devo uscire, che ancora non ho intrapreso il mio viaggio, non ho intrapreso il mio giro, non ho voglia di uscire. E faccio, proprio sento che non voglio mettermi alla guida. Invece altre volte è proprio la cosa che mi arde di più dentro e che non vedo l'ora di iniziare. Porca di quel... Cioè no, vabbè, ma... Gomme perfette di questa moto, ma... Ho preso in pieno il bricciolino e ha preso una piega diversa la moto. Ah, godiamoci il paesaggio un attimino. Respiriamo bene. Però queste cose, maledizione, si poteva evitarle, eh? Andremo a prendere quello che mi ha consigliato la Valcava, che io so chi è, me lo ricordo bene chi è che mi ha consigliato la Valcava. Chissà se lo ricorda anche lui. Io credo che vedrà questo video. Quasi arrivati, senza più briciolini. Ah, hai capito, Valcava, è proprio un paese nascosto. Qui abbiamo le antenne, le mucche, finalmente le mucche. Ciao mucchine. C'è anche il pastore. Oh oh, interesting, riuscirò ad andare di là? Voglio proprio vedere se riesco ad andare a quella curva laggiù. No, eccetto autorizzati, Andy, per cui no, però di qua c'è un parcheggio, ma non è quello che cercavo. E niente, torneremo indietro. Sai che bello se cado. Voilà, saluti. Oh no, perché siete rimasti qua? Venite con me. Ebbene, siamo giunti alla sommità di Valcava, che si vede dalla valle, anzi dalla pianura, per via delle antenne. E direi qua ci siamo proprio appiccicati. Se non prende qua il segnale, non so proprio dove dovrebbe prendere. E bello, bello questo prato. Siamo proprio in vetta.
Siamo nella Parigi bergamasca con le Torri Eiffel, Torre dei Busi. Qua abbiamo un'esagerazione di persone. C'era una volta un signore qua che vendeva i formaggi, ma a quanto pare sa che non vale la pena di salire durante la settimana perché non c'è molta gente. E lì siamo a 1340 metri e ora non ci siamo più. Scendiamo dall'altro lato, lato a nord, quindi farà un pochino più freschino. Oh, aspettate un secondo che vi mostro. Vado, bello, superbo. Guardate che posto bellissimo, wow. Dai, si fa easy peasy. Ciao cavallini! Che storia! Con i raggi del sole che penetrano e cercano di spingersi oltre tutti i rami e tutti i tronchi. C'è la valle. Che non ti aspetti, visto l'orario e visto che sono un po' stanca, quindi torno a casa. Da Santo Mobone Terme è tutto, alla prossima.